Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta sul mio canale. Sono qui oggi con una nuova serie. Parliamo di Heroes of the Storm, uno dei giochi che io gioco più spesso. E oggi siamo in una partita classificata, la mia quinta partita. Ho avuto due vittorie e due sconfitte. Utilizzerò il mio eroe preferito Sylvanas, che è molto utile nelle mappe in cui si devono sfruttare i bot, come in questa Tempio Celeste. E quindi ragazzi, noi abbiamo un bellissimo gruppo perché abbiamo Thrall, Karazim, Tassadar e Tracer, che sono degli ottimi eroi da combattimento. E purtroppo però dovremo affrontare Tirande, Samuro e Alachiara, ossia un curatore, un assassino che fa uno spadaccino che fa delle copie e un sacerdote della luna. Allora, direi di mettere subito paralisi perché aumenta la possibilità, la durata di frecce nere. Frecce nere, come sapete, è l'abilità principale di Sylvanas, che ci permetterà appunto di inibire le fortificazioni nemiche e i nostri, scusate, e i nostri nemici. Allora, io cercherò di fare un po' di bot perché nelle prime fasi di gioco è importante prendere esperienza, quindi farò fuori il più possibile numero di nemici e di bot e cercheremo di conquistare questa lane. Come vedete, sono sempre solo perché quello che va sotto, diciamo quello che ha un po' l'eroe da. Eccolo là, ho visto uno, aspettate. Oh, ma perché? Ok, ricordo subito ai ripari, prendo subito la pozzanghera. La pozza, diciamo, perché mi metto qua nascosta perché Arthas mi può fare male. Ovviamente cerco di non morire, ragazzi, quindi potrei assentarmi anche dal. Devo stare lontano. No, no, mi ha fregato, mi sono fatto fregare, ragazzi. Mi sono fatta fregare. Mi sono fatta fregare, no, ce l'ho fatta. Allora, purtroppo, ogni volta che uno gioca Sylvanas, molto spesso viene lasciato da solo, cosa che è un errore perché Sylvanas ha bisogno di un supporto. Poi scrivo che ho bisogno. Perché Sylvanas, per quanto possa essere forte, bisogna saperla utilizzare. Allora, io ho giocato quasi tutte le mie partite classificate utilizzando Sylvanas perché mi sono reso conto che un eroe da. Scusate, un eroe da supporto, che come si dice, uno specialista, questo distrugge ovviamente le fortificazioni. Allora, là vedo che c'è qualcosa. Allora, intanto io faccio un po' di bot. Vedete? Molto semplice, destra, sinistra, mando questo. Allora, adesso. Devo inibire le fortificazioni. Perché così siamo avanti con i livelli, quindi prendiamo i. Ok, adesso mi basta e vado ad aiutare i miei amici. Allora, quale metto? Metto questo qua, sì. Mi può fare male Arthas, ragazzi, però per fortuna ho l'aiuto qua di. Anzi, facciamoglielo fuori perché così iniziamo pure a fare qualche kill. Adesso io ritorno nella mia lane e continuo a fare il mio lavoro. Vedete, ho iniziato molto bene perché gli ho buttato giù delle torri. Che cosa significa? Che loro hanno un lato che è scoperto rispetto al mio. Quindi i miei NPC, cioè i miei bot, passano più rapidamente. Ovviamente adesso cercherò di fare tutto il miglior. Mi butto subito giù questa, perché così. Lì.
Ok, adesso ho bisogno un attimo di... Ecco, ho fatto una cazzata. No, ce l'ho fatta, a meno che... Ah, cazzo, Samuro. Questo mi prende e mi ha fatto fuori. Ho fatto una cavolata. Per fortuna siamo nelle prime fasi di gioco, quindi abbiamo un tempo di respawn molto, molto basso. Allora, ragazzi, vedete, ho fatto moltissimi danni, cioè per 27.000 sono tanti danni. Adesso cosa bisogna fare? Questa è una mappa in cui dovremmo conquistare appunto degli altari. Gli altari servono per fare danni alle fortificazioni nemiche. Allora, per ottenere un tempio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente metterci... Ok, allora, scusate, dobbiamo andare sopra il tempio e conquistarlo. Allora, aspettate. Ovviamente tenete sempre bene... Mi preparo qua a scappare, lo sapevo, e me ne vado perché la mia abilità principale è quella di, ovviamente, oltre a bloccare le fortificazioni, ho fatto un ottimo lavoro, anche se questo mi ha beccato. Me ne devo andare, perfetto, sono stato bravo, lo ammetto, me lo dico da solo, perché ho permesso di fare due belle uccisioni ai nemici. Noi abbiamo perso... Ah, ma perché loro? Ci abbiamo avuto fino a noi adesso. Dobbiamo aiutare qua Tassadar. Perfetto, ottimo. Benissimo, ragazzi, stiamo facendo una bella partita. Forse questa potremo vincerla. Allora, adesso facciamo fuori Selinde, scusate, Tirande. Dico Selinde perché era una persona a cui giocavo su Warcraft. Allora, adesso... Qua siamo messi bene. Cosa facciamo? Andiamo. Eh no, non te ne approfitti quando stai da sola. Fammi balù. Oh, fammi una vita qua. Vita qua. Che non sono. Non resisto bene ai colpi. Questi ovviamente cercherà. Ma te, ma dove vado? Allora, come sapete, le copie di Samuro fanno 10% dei suoi danni. Quindi adesso. Ah, cazzo, abbiamo perso Thrall. La vedo tosta. Chi è che mi segue? Tracer, là c'è qualcuno. Ah, cazzo, stanno tutti qua. Vediamo un po'. Boss, dici tutti boss, ma... Vediamo un po' se riusciamo ad aiutarli. Purtroppo mi ha bersagliato. Credo che sia quello originale. No. Mi sa che sono morto. Porco cane, ha fatto una cavolata. Ha fatto veramente una cavolata. Allora, però dai, non stiamo andando male. Ma adesso, per fortuna, siamo ancora a un bassissimo tempo di recupero. Ok, metto freccia funesta perché è utile per distruggere le fortificazioni nemiche e per fare tanti danni. Ok, loro hanno sfondato nel centro. Adesso gli lanciamo subito la nostra bella freccia. Un bel regalino. Allora, siamo pronti con Sylvanas. Perché uso Sylvanas? Perché mi piace veramente tanto il personaggio. Poi giocando a Warcraft. Ovviamente devo stare attento perché... Noi ragazzi, se ne sono approfittati con questa... nostra piccola. Io cerco di fare il mio lavoro, ma ok, adesso visto che loro sono presi qua da attaccare Samuro. Benissimo. Ah, cavolo, però stiamo perdendo un forte. Allora, io vado. Non è questo. Ok, là. Io me ne devo andare. Me ne devo andare semplicemente perché non voglio che
tre sermoia, visto che abbiamo due. Sta facendo un buon lavoro, lì l'aiuto. Allora, bravo, questo ha fatto un bel lavoro, bravissimo. Ha tenuto un coso. Intanto facciamo un po' di bot. Ma che è? Ok, talento le mettiamo. Oh, i mortacci di Pippo, questo fa male. Allora, io questo mi dà un po' di salute. Oh, tirando mi sta a far male. Oh, mi ha stufato. Mi tiro una bella freccia. No, no, ancora no. Ok, noi siamo qua. Ah, via, 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 che ci ha preso. Ok, va bene così. Va benissimo. Perché gli tiro l'ondata ossessionante? Perché la silenzio, se non erro. Adesso io direi di prendere. Non morite, ragazzi, non morite. Non vi stanno morendo. No. Allora, io direi di prendere questo campo di mercenari. Perché? Perché i mercenari servono per sfondare le difese. Ovviamente farò zigzag così non mi faranno mai male. Ok, adesso aspetto così. Perfetto, ho fatto un buon lavoro conquistando questo campo. Adesso io vado a prendergli pure questo. Se non c'è Tirande che rompe le palle. Però questi sono 4, mi sa. Ah no, sono sempre 2. Quando muori? Perfetto. L'ha preso pure questo. Ok. Allora, ho fatto un buon lavoro perché ho preso veramente tantissimi mercenari, il che mi permetteranno di sfondare le loro difese. Vedete? Vedete che bel lavoro che ho fatto? Adesso così si gioca Sylvanas, ragazzi, sfruttando l'abilità. Oh, non è esplosa, di mortacci di Pippo. Ok, allora adesso saranno presi qua. Io me ne vado, me ne fammene andare, fammene andare da qua. Ok, intanto loro sono stati. Sono presi dal combattere i miei mercenari. Intanto. Io preferisco usare questo perché mi serve. Allora, adesso vado a prendere un altare anch'io. Per il semplice motivo che sono tutti e due sopra. Vedete, ragazzi, è molto semplice. Questa partita sta andando bene. Perché stiamo sfruttando gli altari. Gli altari servono, come ho già detto, per distruggere le fortificazioni. Qual è la strategia più pericolosa? La strategia più pericolosa è quella di far sì che gli avversari ci attacchino proprio mentre noi stiamo conquistando un altare. No, no. Eccoli, eccoli. Nemici, vedo Samuro che arriva. Eccola là, lo sapevo io. Non posso rischiare. Adesso che cosa facciamo? Gli tiro una bella freccia appena si ricarica. No, mi hanno seccato, mi sa. No, 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 ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sono stato molto bravo. Allora, adesso gli abbiamo fatto male. Hanno perso tutte le loro fortificazioni. Allora, non ho fatto molte kill, anzi non ne ho fatte, ma il mio scopo non è quello di fare kill, il mio scopo è quello di destabilizzare le... Oh, ma perché non mi va la telecamera, porco cane? Oh, allora io direi di far fuori qua. Benissimo, abbiamo fatto fuori. Ok, qua chi c'è? Siamo partiti benissimo. Dai che gli facciamo fare pure Arthas. Benissimo, hanno fatto. Tassadar ha fatto veramente un buon lavoro. No, ragazzi, questo è un bel team perché sono tutti molto collaborativi. Allora, adesso mi sono spostato perché loro stanno attaccando in questo lato, quindi gli ho dato un po' di supporto perché io
rompo, blocco le torrette. Intanto gli facciamo fare questo. Un po' se riesco. Perfetto, veramente bel lavoro. Adesso gli vado. Tanto butto giù pure questa. Perché così i nostri bot passano più velocemente. Anche se direi di andare sul boss, sì, dai, tanto. Dai, è andata benissimo. Abbiamo vinto anche questa partita. Sono contentissimo perché abbiamo avuto un team collaborativo che sapeva cosa fare in una mappa che non è scontato vincere, soprattutto nelle partite di piazzamento. Questa partita è stata vinta. Ditemi cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace e un commento. Nel prossimo video farò un'altra partita di piazzamento, sperando di vincere anche quest'altra partita. Allora, come vedete, sono stato premiato con l'assediatrice, 37% dei danni d'assedio della squadra, il che non è male. Sono contento. Votiamo pure lui perché così è più contento. Vi ringrazio. Lasciate un bel mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!